Mauro Morandi, sindaco di Mendole, negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornato sindaco, buongiorno. Eccoci qua, grazie a voi, bentornati dopo le vacanze. Bentornato a lei, tutto bene, le vacanze sono andate bene? Oh sì, ci siamo rilassati, siamo anche ingrassati, guarda Paolo, devo anche dire questo. Cosa che non succede mai in vacanze, vabbè, ok. Come tutti, so. Allora, dunque, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che per mandare sms, messaggi WhatsApp, il numero da digitare è il 348-3188-339. Ricordiamo che siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter e su YouTube, Tempo Radio Live per YouTube. Invece il Gazzettino Nuovo Tempo Radio per Facebook e Twitter. E poi salutiamo chi ci ascolta da lontano, in DAB anche lui è invitato a partecipare alla trasmissione. Sono, non so, Mantovani del Mondo, cose di questo tipo. Magari c'è chi ci ascolta da lontano, ma è di origine di Medole. Lo invitiamo a maggior ragione a partecipare, no? Allora, dunque, vacanze, lei voleva salutare, sì, post vacanze, insomma. Abbiamo accennato si perché sai a scuola l'argomento del momento sono i lavori pubblici a Medole, come tu sai, come avevamo già anticipato anche nelle precedenti incontri, nelle precedenti interviste, stiamo continuando a mettere sul territorio quel che sono le attività che l'amministrazione si era programmata di fare. Non per ultimo, sai, con questa precipitazione che anche di ieri ha visto un record sul territorio, perché devo dare, non so se è una news, ma tu considera che ieri la stazione meteo di Rebecco ha registrato praticamente un 79,2 mm di precipitazione giornaliera contro quello che erano il 99,8 mm mensili, cioè per dire quanto sia l'incidenza delle precipitazioni atmosferiche ormai che conosciamo tutti, nostro malgrado, no? Grandinate a parte. Noi cosa vogliamo dire? Questo ha comportato anche una lungimiranza da parte dell'amministrazione. Quest'oggi abbiamo una tematica calda che sicuramente darà poi seguito a delle domande, a questa intervista che potremo avere anche in diretta. Abbiamo incominciato il lavoro in Viale Zanella, quello che è stato la preparazione di questi 3 anni che ha visto impegnato tutto il territorio, ha visto impegnato una grande diversificazione di posizioni e che vedrà secondo me i risultati della lungimiranza dell'amministrazione nel proseguo degli anni. Quindi Viale Passeggio, possiamo dire che da stamattina sono iniziati i lavori e questo è stato un motivo ed è stato uno dei live motive in cui avevamo detto che era un biglietto da visita, unitamente a tutto quello che sono i lavori sul territorio, quel che è stato il proseguo di via Pesenti, la rotonda, via Fontana l'abbiamo quasi ultimata, stiamo finendo piazza Marconi con le aiuole e fronte scuole. In piazza Marconi abbiamo fatto una situazione che era comprensiva di quel che è il nuovo cambio della viabilità che andremo a riscontrare a Medole. Piazza Vittoria siamo partiti, abbiamo iniziato proprio ieri pomeriggio il secondo step di quel che sono i lavori di cantiere, no? Che sono in linea di massima, non dico in anticipo perché tocco ferro, poi se no avremo dei ritardi, però stiamo mantenendo quel che era la pianificazione dei lavori svolti e dico che siamo anche con un leggero anticipo sulla tabella di marcia. Via Roma Fronte Comune, che era l'altra parte che dava seguito e che dava continuazione a quel che è un progetto di viabilità sul territorio, l'abbiamo ultimata, adesso andremo a eseguire quel che è un lavoro di sicurezza all'uscita del comune stesso in un secondo step, però dando prima priorità a quel che sono i lavori di Piazza Vittoria, quel che è il lavoro del Sagrato, che andremo anche lì a fare poi un concorso di idee. Noi lo avevamo anticipato, dico noi come amministrazione, perché quando si tratta di fare delle variazioni così importanti sul territorio, ma variazioni che erano dovute perché facevano parte di uno studio approfondito, curato nei dettagli e pianificato assieme alla sovrintendenza, assieme alla forestale, abbiamo pianificato assieme all'ufficio tecnico, assieme ai vari studi, no? Devo dire i cittadini si sono divisi, ma come è giusto che sia, in una comunità che è viva, che è fervida e che segue con attenzione. Dopo tanti anni devo dire che non venivano attuate una simile azione, perché devo dire che è stata un'azione complessiva che ha visto tutta la viabilità e che vedrà
i benefici essere apportati nel proseguo e con il termine dei lavori, perché io dico è giusto si valutare, come ho detto ai miei cittadini, sappiamo che porteremo problemi al modus operandi giornaliero, perché vai a prendere il pane sei in difficoltà, vai dal tabaccaio a prendere il giornale, guarda qui non cambia, cioè questo fa parte di quel che è un discorso che però sapevamo di dover affrontare e che crediamo di aver affrontato nel migliore dei modi. Poi chi è che non sbaglia? Chi non fa i lavori? Noi siamo ben coscienti che si potrà migliorare tutto, ma siamo anche ben coscienti che abbiamo portato sul territorio e porteremo sul territorio anche nuovi progetti che adesso nel corso della intervista magari andremo a sviluppare. Quindi quello che voglio dire, i nostri progetti di amministrazione stanno continuando come si erano pianificati. Certo, certo. Se io ho male all'appendice e mi devo operare d'appendicite, l'operazione non è una cosa bella, ma mi evita la peritonite, ecco, no? Per cui poi mi passa il male. Perché i disagi ci sono, ma poi ci saranno i benefici dopo. Insomma. Esatto, ecco, tutto nell'ottica, però Paolo, devo dire che noi abbiamo fatto sì di essere sempre affiancati da persone che erano preposte e che erano formate per fare questi lavori. Quindi quello che io dico, mi si permetta, la mia ignoranza tra apici, che poi è effettivamente un'ignoranza nella esecuzione e nel proseguo dello sviluppo dei progetti, però è supportata e avvalorata da persone che lo fanno di lavoro, che hanno fatto di questo per una vita la professione, cioè l'agronomo, il geologo che noi adesso abbiamo lì, perché le piante noi non è che faccia piacere tagliarle, attenzione, andremo a tagliare quelle indicate e andremo a rimettere sulla base di quello che ci è stato consigliato, il percorso che ha portato, poi chiudo la parentesi perché mi sembrerebbe di dilungarmi, dopo tutti questi anni, 3 anni devo dire di questo iter, che forse se avessimo avuto una maggiore comprensione o forse se ci fossimo anche spiegati meglio, perché diciamolo, c'è sempre il rovescio della medaglia, nessuno è infallibile, però noi abbiamo cercato di fare in buona fede tutto quello che era il meglio possibile fare sul territorio per il bene della nostra comunità, questo che sia chiaro. Certo, assolutamente. Tra l'altro ho uno specchietto proprio che mi ha dato il sindaco qua, ci sono tantissime, stavo guardando per esempio progetto giardini interno delle scuole, per esempio, sì, quindi il nuovo verde, esatto. In scuole primarie di Piazza Marconi, rotonde di Via Pesenti per esempio, Aiole. Quindi c'è proprio spesso torna il progetto Noi verde, abbiamo, diciamo così. Abbiamo cercato di ottimizzare, addirittura faccio un esempio, adesso ok, rubo ancora i 3 minuti, ma è giusto, giusto spiegarlo, no? Le aiuole, noi abbiamo pensato al verde, ma stiamo già pensando a fare una manifestazione di interesse perché vi siano gli sponsor per gestire questo verde pubblico. Cioè, quindi noi abbiamo già delle domande, abbiamo già delle persone interessate che dicono: ah, però quello là è su una via di transito principale, mi interesserebbe mettere l'attività e la promozione della mia attività che porterà un ritorno sul territorio. Esatto. Per far sì che non vi sia un aggravio dei costi, perché anche queste opere, come abbiamo già detto, non voglio ritornare in numeri quest'oggi, ma voglio fare una carrellata, no, se vi è l'opportunità magari parleremo anche di numeri, ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di guardare avanti, cioè fare situazioni poi comporta il fatto di doverle gestire. Noi facciamo anche una manifestazione di interesse per far sì che vi sia la possibilità poi di avere nel proseguo un'immagine del territorio che è cambiato, un'immagine nuova e al passo con i tempi. Assolutamente. E quindi appunto ci sono i lavori, ci vogliono, le scrivono avanti così Morandi, perché i lavori ci vogliono, e mettere in sicurezza le piante è responsabilità verso i cittadini. Le piante hanno anche, possono anche cadere, possono magari staccarsi i rami, sì. Come abbiamo visto danno, nello specchietto introduttivo, abbiamo visto anche ieri, siamo reduci da situazioni, come ho fatto e come ho detto prima, paesi limitrofi a noi, non dico che i colleghi non abbiano curato, ma ci sono situazioni che se vengono un attimo tralasciate, visto l'importanza delle precipitazioni atmosferiche, che sono cambiati i tempi, cioè ormai è sotto gli occhi di tutti, il tempo per X motivi, no? Che non è questo il motivo che siamo qui questa mattinata, ma che però conosciamo tutti, no? E fa sì che le precipitazioni atmosferiche abbiano un'intensità che non era nei precedenti anni. Quindi noi tropicale ormai. Esatto, è un clima tropicale vero e proprio. Sì, sì. Noi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, mettiamolo così, di essere lungimiranti, perché sotto certi aspetti certe posizioni non sono mai totalmente condivise, ma noi diciamo che per il bene del territorio siamo qui poi a tagliare e ripiantumare. Certo, anche perché senza piante non si vive al tempo assolutamente stesso, per cui assolutamente. Ecco. Allora fermiamoci un attimino con il sindaco di Medole, Mauro Morandi, ci troviamo tra un paio di minuti.
insieme al sindaco di Medole Mauro Morandi. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo parlando di lavori pubblici che comportano sì qualche disagio, ma benefici poi una volta che sono terminati. Ma la cosa importante, ecco, è questo: ci saranno dei cambiamenti nella viabilità, no? E questo sbalestra un attimino sempre, diciamo, l'equilibrio di un cittadino, però insomma in realtà ci si abitua prestissimo. Ma io dico sempre che la comodità è, per me la comodità no, e le abitudini a cambiarle è difficile, però dico anche che se abbiamo la possibilità, la lungimiranza di poterci vedere poi a progetti finiti, tutto l'insieme dei lavori comporterà dei vantaggi sia per la mobilità e sia anche, devo dire, per la qualità della vita, perché diciamolo, l'Agorà, il centro, va anche vissuto nell'ottica, come noi stiamo pensando, di momenti di incontro. Questi momenti di incontro sono nell'ottica appunto che noi pensiamo si debba fare anche delle iniziative proprio nel centro del paese, avere la possibilità di parcheggiare proprio, no, a bordo di un'entrata, di un servizio, di un negozio. Io dico, facciamo anche i 3 minuti di passeggiata a piedi, 2 minuti, andiamo in città, vediamo che siamo, no, nella condizione di fare. E io dico, e Medole ha avuto questa situazione che io non sto, e questa amministrazione invece ha deciso di apportare queste modifiche, rivalutando il valore storico, perché stiamo riprendendo quello che erano stati i lavori e quello che è la caratteristica, non la stiamo snaturando, la stiamo valorizzando, i progetti della storia di un sagrato che ha visto sotto l'egida della sovrintendenza avvalorare determinate posizioni che prima mi si permetta, ok, va bene il catrame, ma se adesso possiamo mettere quello che ci è stato consigliato dalla sovrintendenza e lo possiamo vivere questo spazio, perché non farlo? Quindi queste sono le scelte: rivalutare il territorio storico del paese, soprattutto la viabilità in sicurezza, anche perché nei progetti sul territorio vi è anche la riqualificazione del sistema di illuminazione, che era sotto un contenzioso che durava da 10-12 anni con la precedente situazione dell'amministrazione che non aveva definito determinati cavilli. Ora siamo riusciti a trovare questa situazione, abbiamo trovato un accordo, finalmente con questi lavori a terra riusciremo logicamente anche a fare il servizio di illuminazione pubblica nuovo, andando ad ottimizzare quel che sono le rese pubbliche, quindi apportando risparmi e chiudendo una diatriba che andava avanti da 10 anni. Bene, le scrivono, il viale è bellissimo, però ocio, dicono, ai fenomeni meteo, infatti. Sì, però insomma le piante che sono state scelte noi le abbiamo già valutate. Attenzione, che lo dico subito, non saranno piantumate a fine dei lavori. L'agronomo ci ha detto che siccome le temperature si stanno spostando verso mesi che prima, bisogna che la pianta sia ferma con la gestazione, con la clorofilla, quindi quando i lavori fisici saranno terminati vi sarà un breve lasso di tempo, e cui io credo sarà fine settembre o fine ottobre, dove valuteranno qual è il miglior periodo per mettere le piante, perché logicamente la pianta deve avere una gestazione che è, diciamola, permettetemi, ibrida, che è ferma, non deve lavorare la pianta. Quindi quando saremo nella condizione andremo a fare le aiuole, andremo a fare i giardini, andremo a fare tutto quello che il personale preposto, che ha studiato, ci consiglia di fare nei tempi consigliati. Esatto, e lì fidiamoci degli esperti. Cioè, so che se tu sposti un fico, facciamo un esempio, sì, in giugno lo fai morire di sicuro. Ah, per beh, esempio, sì, se lo sposti in ottobre è molto probabile che sopravviva. Certo. Per cui è giusto obiettivamente, quindi non, pazientate un attimino. Allora, la piazza va ravvivata, dice il sindaco, dice un ascoltatore. Ci sono tanti lavori, tra l'altro non spiega quale piazza, se, però insomma Piazza Vittoria presumo che sia. Piazza Marconi è quella delle scuole, tanto per capirci, lì è diventata senso unico, nel senso che lì abbiamo portato uno spazio per la presenza prima dell'entrata degli alunni e per l'uscita in sicurezza degli alunni. Poi questo è un lavoro che andrà anche ottimizzato, andremo a mettere delle fioriere in sicurezza caratterizzando quel che è la sede anche storica. Ricordiamoci che lì abbiamo la sede, abbiamo la torre a 3 facciate, una torre gonzaghesca unica praticamente, Piazza Castello, quindi insomma noi dobbiamo caratterizzare e rivalutare queste situazioni, mentre invece Piazza Vittoria, che è praticamente la piazza principale del paese, sarà
rivista totalmente nel progetto, manterremo ancora tutti gli spazi dei parcheggi, anche perché dobbiamo dire, è vero che perderemo 5-6 parcheggi, ma nel proseguo dei lavori, e qui vado a inserirmi perché non ci siamo fermati noi con i bandi, noi siamo andati avanti e abbiamo anche altri progetti in corso, quindi il vecchio comune, apro la parentesi, che cubava un importo di 800.000 euro, stiamo con Regione Lombardia facendo sì che a fondo di 500.000 euro stanziati da Regione Lombardia, e che io ringrazio per la sensibilità che ha dimostrato, perché vi era un termine di inizio lavori che era dato per il 16 di agosto, dove noi non potevamo essere, abbiamo inoltrato una richiesta per lo spostamento. Abbiamo ottenuto da Regione Lombardia, e qui ringrazio quanti si sono interessati a questa situazione, potremo iniziare i lavori per maggio 2024. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo apportando 300.000 euro che saranno a carico del comune, e i 500.000 euro che erano di Regione Lombardia ci daranno la possibilità di riqualificare anche il vecchio comune. Il vecchio comune come indirizzo, adesso non mi si chieda se diventerà un museo storico sportivo, se diventerà un luogo innanzitutto che sarà rivisto e messo nella condizione del progetto che attualmente è già stato sottoposto alla sovrintendenza, diventerà una possibilità di incontro per le varie associazioni. Ciò non toglie che nel proseguo delle valutazioni, siccome l'indirizzo non è ancora stato definito, vi possa essere un'iniziativa che ad oggi non mi è nota. Quindi voglio dire, andremo a portare sul territorio un altro progetto, ok, con un bando che sarà di 800.000 euro, e questo secondo me è un ennesimo risultato positivo che questa amministrazione ha portato a casa. E mi si permetta, è un risultato a cui noi ci teniamo tanto, come mi riaggancio nei nuovi progetti, il teatro comunale, altri 800.000 euro, cioè noi avevamo un progetto già visto da sovrintendenza che però si era solamente, non era stato finanziato, lo abbiamo ripresentato e siamo nella condizione fresca questa qui, possiamo dire che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è riuscito a far sì che il nostro progetto definitivo di recupero per la valorizzazione del teatro di Mele, che è di Medole, che è composito e che adesso non vi sto a dire nel dettaglio, ma che però vi posso dire vi è già un planning, vi è già una situazione, vi sono già degli importi. Noi siamo andati a metterlo sul territorio con una disposizione da parte dell'amministrazione che è di 180.000 euro, su un progetto totale che cuba 780.000 euro, e vi è un progetto definitivo per la valorizzazione del teatro, no, che riguarda le opere edili, gli impianti meccanici, gli impianti elettrici e gli impianti dell'antincendio, che è all'intorno ai 590.000 euro. Tutto questo è da noi presentato e ha delle buonissime probabilità che a breve posso annunciare che sia stato anche accettato anche questo progetto. Quindi per dire che non stiamo solamente facendo quello che vedete, ma stiamo andando, certo, a 360 gradi, soprattutto nella direzione del verde. Tra l'altro, adesso le leggo un messaggio, c'è anche il discorso che oltre a questi bandi voi partecipate anche al piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti. Vedo che questa persona è sul pezzo perché mi ha anticipato, esattamente. Noi possiamo dire, e lo ringrazio perché era uno dei prossimi miei interventi, non mi sono accordato ma gli devo un caffè. Per quanto riguarda il piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni, noi al punto A abbiamo pensato per l'allargamento della parte finale, no, di alcune vie del paese, la sistemazione di alcune opere idrauliche, soprattutto anche perché pensiamo alla periferia, stiamo pensando alla zona delle Mafande, alle zone dei Sassi, a zona di via Fratelli Cervi, per quanto riguarda il punto A del piano nazionale. Poi vi è un punto B che è la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali, dove andiamo a fare un adeguamento sismico e una riqualificazione delle opere energetiche per la scuola materna, anche qui è una tematica che da tanto tempo portiamo avanti e soprattutto è spinta anche dalla minoranza, dobbiamo dirlo, ma ricordiamo sempre e soprattutto alla minoranza che noi ci siamo insediati dal 2019, non siamo stati insediati 20 anni fa, e quindi diamo tempo al tempo. In questo periodo abbiamo avuto alcune difficoltà cui tutti conosciamo. Poi voglio ritornare ancora sul piano nazionale, posso dire che al punto D, paragrafo 1, andremo a vedere una valutazione sempre per il piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni che riguarda il comparto del Monte Medolano, no? E qui vi è una situazione allo studio, una valutazione, no, di qualificare questo Monte Medolano che è unico e che è storico nel suo genere.
punto D, sempre punto 2, abbiamo praticamente gli edifici che sono in stato di abbandono, che sono edifici sempre di natura pubblica e che noi vogliamo andare a caratterizzare quel che è un discorso di parcheggi da affiancare la Piazza Vittoria. Allora, le scrivono: Viale Zanella da una parte bellissimo, dall'altra abbandonato, provi a passeggiare sul lato sinistro della via Emilica, dice un ascoltatore. Parli del pedibus anche, questo è un altro messaggio che le leggo. Nessuno parla delle cave di Medole, ma che qualcuno ha voluto, e cosa rimarrà me lo dica, le riempiamo di vaniglia, chiede Daniela. Tra l'altro c'è invece non c'è è un suggerimento piano cave, attenzione che esatto, lì progetto, sotto la lente di ingrandimento Medole non vuole essere, diciamo così, una, mi si permetta, una destinazione di spazzatura, di spazzatura non lo voglio dire, ma neanche pensare, non volevo dire questo, scarti, cioè, voglio dire che vi è un piano cave che attenzionato e che sarà da noi ben monitorato, anche perché Medole è ricca e ne ha tratto negli anni precedenti, come tutti voi ben sapete, dei grandi oneri. In questo momento stiamo valutando quali possono essere le direttive. Logicamente non pensiamo alle discariche, che stiano pure tranquilli, anche perché, come sapete benissimo, abbiamo risolto il problema della pirossina, non vogliamo andarcela a creare in casa il problema. Il piano regionale di usarla come acqua di riserva per la, allora, per come l'irrigazione, bacini, per come bacini idrici. Questa è una delle valutazioni, però mi si consideri e si valuti questo. Io ho dato un'occhiata veloce, si sta pensando a una escavazione che potrebbe raggiungere i 17 metri di profondità, cioè su un'area che diverrebbe la più estesa di Regione Lombardia. Quindi noi questo progetto, che sarà materia sicuramente prima della fine di questo mandato, di questa amministrazione, valutato e monitorato, ma non nell'ottica di vedere delle discariche in prospettiva. Anzi, vorremmo entrare in partecipazione per far sì che tutto quello che non è stato fatto in precedenza, perché lì vi sono delle situazioni un po' al limite su cui non entro perché non vorrei dire cose su cui non sono preparato, dovevano essere rimessi a posto dei terreni, questi terreni non sono stati rimessi a posto. Quindi prima ripianiamo quello che non è stato fatto in precedenza e poi andremo a escavare quello che dovrà essere scavato. Allora, servono i multavelox perché c'è la Formula 1 di notte in centro, dice Marina. Altro tema scottante, sappiamo tutti che abbiamo una valutazione sotto la lente di ingrandimento che riguarda via Crocevia. Noi siamo andati già in provincia, abbiamo già parlato con gli organi competenti, polizia municipale, polizia provinciale, abbiamo all'attenzione anche con l'ingegner Covino, responsabile, abbiamo con Bottani e abbiamo con le forze dell'ordine un piano, e avremo un tavolo a breve per valutare una situazione che ha visto purtroppo negli anni precedenti anche incidenti mortali. Sì. Noi dobbiamo dire che abbiamo già presentato tutta una documentazione che da anni era lì. Ferma, qui non ci troveremo senz'altro d'accordo sulle posizioni, ma come sempre non ci si può trovare d'accordo. Le cose sono tante da fare, noi pensiamo di farle bene e una alla volta. Apportare dei risultati sul territorio. Le chiedo se si ricorda com'era la situazione del piazzale dietro al comune anche. Sì, su queste cose io non entro perché sennò mi farei troppo bello. Io allora, devo dire, valutiamo e si ricordino, prima di fare una domanda e di fare, io dico, delle osservazioni intelligenti, facciano ora un giro a Medole, si ricordino se no che ci sono delle foto che possono ricordare com'era nel 2019 e com'è attualmente il paese di Medole. E quindi noi non abbiamo le biologiche sicuramente sotto il passeggio, frecciatina ma era dovuta. È vero che non si ricandida, le chiedono. E poi un altro: lei è il miglior sindaco che ha avuto Medole negli ultimi 30 anni. Allora, attenzione. E poi ancora vediamo, sta cambiando in meglio tutto il paese, bravo. E poi ancora, bravissimo assessore Vivaldini, sempre presente. E poi ancora c'è un messaggio dicendo questo rispondiamo dicendo: io faccio parte, io sono un iceberg, la punta di un iceberg, come ho sempre detto. Il gruppo che ha lavorato, e questo gruppo che ha lavorato con me come amministrazione Morandi, ha dato il massimo. Lavorando si può sbagliare, ma ci siamo impegnati tutti e la nostra coscienza, se ci giriamo, vediamo che sono situazioni che si potevano forse ottimizzare, ma noi stiamo dando il massimo per il bene del comune e i risultati sono lì a testimoniarlo.
Allora, due messaggi, tra l'altro uno ha posto: è vero che non fa parlare la minoranza, non mi sembra molto democratico, dice Claudio, basta dare spazio alla minoranza che ripete sempre le stesse cose e non accetta invece le cose vadano meglio. Allora, cioè, non posso negare che abbiamo avuto delle diatribe nel consiglio comunale su quel che erano sono due ascoltatori diversi, presumo. Ma certo, presumo. Certo, questo ci sta. Allora, io ritengo che ci sia uno spazio democratico che è il consiglio comunale. In questo spazio democratico abbiamo il nostro segretario che fa da regolatore, che sa le leggi. A volte, se gli argomenti non sono consoni all'ordine del giorno, è vero che forse non concedo come dovrebbe essere o come è richiesta il diritto di parola, ma vi è una legge che dice che se gli argomenti non sono consoni agli ordini del giorno non vi è diritto di trattarli. C'è un vai Mauro, poi ci sono dunque le mani che applaudono, il pollice in su e anche la scritta top. Siamo un gruppo, io ribadisco questo, io devo ringraziare i componenti, tutti i miei assessori e chi ha contribuito con noi a far sì che Medole stia cambiando. Io vi invito, venite a visitare, non adesso in corso di lavori perché vi servirebbe un drone probabilmente o un elicottero, però venite fra un mesetto e vedrete che le cose a Medole stanno veramente cambiando. Benissimo, siamo in chiusura, noi ringraziamo Mauro Morandi, primo cittadino di Medole. Grazie a voi per l'invito, alla prossima. Grazie.